Noi siamo super efficaci per 4 con una mossa di tipo elettro perché lui è acqua volante. Ciao a tutti ragazzi, come sempre con Agonista, come va? Spero sia in game che in real life tutto bene. Oggi come vedete siamo in una nuova location, vi ho detto che ogni tanto mi sposto, spero di riuscire a registrare ogni settimana almeno un episodio. Oggi andremo a vedere una nuova squadra nella Lega Mega che ho voluto provare e vi faccio vedere subito di chi stiamo parlando. Andiamo tra i Pokémon e entriamo in lead con un Pokémon veramente molto gettonato in questo periodo che si è distinto molto ed è Galvantula. Volevo provarlo anch'io dato che ne avevo uno abbastanza buono e ha come mossa veloce Invertivolt, come mossa caricata Assalto e Scarica. Veramente ottimo, come vedete ha 15 di attacco, 14 di difesa e 13 di punti salute e ha 1499 di punti lotta. Il secondo che abbiamo in comando lo conoscete già, l'abbiamo visto negli altri video, eccolo qui, è Pac-Man. E lui come sapete ha localizza come mossa veloce e mosse caricate Cannon Flash e foca il colpo. Non offendetevi se non vi guardo nello schermo, ma come sapete sto guardando i Pokémon e le statistiche. Ha un 13 14 13 come stat. L'ultimo che abbiamo è un altro nuovo entrato che ho preso grazie al Team Rocket. Era un'ombra, l'ho purificata, è pazzo Freestar e è spazzo perché dovevo sbloccargli la mossa. Adesso anzi guarda caso lo facciamo tornare il pazzo Freestar perché non era super forte, però a me piace troppo Hypno. Vi avevo detto anche che è un Pokémon valido. Questo qui aveva un 13 14 14 quindi non faceva schifo, quindi ho voluto anche sbloccargli la mossa. Mossa veloce Confusione e mosse caricate Ritorno, che appunto le ho lasciato dato che l'ho purificato, e Tuono Pugno. Ora ragazzi, non vi dico che è il team che spacca di più, però io l'ho iniziato a provare, mi ha fatto 5 vittorie, poi 4 vittorie, poi ho detto beh devo farci un video e vedrete come andrà. I nemici principali di questo team sono però due, e sono lo Stunfisk di Galar, che veramente ci rompe tantissimo le palle, soprattutto se parte il lead, e Marowak di Alola, veramente molesti. Andremo ora a vedere nelle lotte come andremo. Ci vediamo subito dopo la sigla, bella lì. Eccoci qui, bentornati ragazzi e andiamo subito a vedere queste lotte come vanno. Siamo contro Zumari, quindi una lead buona per noi perché siamo super efficaci. Iniziamo subito a mettere pressione con scarica, probabilmente il nostro avversario userà gli scudi e se non lo fa bene per noi. Ovviamente decide di pararsi e ha una Zumari il cromatico, il nostro avversario vuole swaggarsela un pochino ma vedremo come finirà la situazione. Io continuo con scarica sperando di buttarlo a KO, ma lui continua a proteggersi. Noi ragazzi a questo punto proseguiamo, anche noi ovviamente ci proteggiamo perché già il raggio ci dà veramente fastidio ed entra un Pokémon di tipo fuoco. A questo punto noi entriamo con l'unico Pokémon che non soffre il fuoco ed è il nostro problema principale, il fuoco per questo team. Hypno è un bel tank, ha una bella mossa veloce che toglie molto, dunque noi non ci preoccupiamo troppo. Stiamo per mandare giù Castform, forma sole, fuoco, non so come, che tipo di forma sia. Comunque adesso andiamo ad attaccare nuovamente con Hypno e è entrato Umbreon. Umbreon a noi va bene, ci fa capire che praticamente abbiamo circa la partita in mano, dato che adesso con Foca al colpo lo manderemo a casa. Ora con Cannon Flash distruggiamo Azumarill. Non abbiamo paura delle caricate di Umbreon perché non sono super efficaci. Dunque, potevamo tranquillamente mandarlo a casa con Registeel, ma ho voluto far entrare comunque anche Galvantula per dare fastidio e fargli sprecare la sua caricata, come vedete ha fatto. Ora rientriamo con Registeel e siamo molto tranquilli, nel senso che anche se lui ci tira una caricata, riusciremo sicuramente a caricare foca al colpo, che è super efficace sui tipo buio.
e lo manderemo a casa e ci porteremo appunto a casa la prima lotta. Bella lì, prima lotta portata a casa, guadagniamo una caramella che se stavamo lottando e non camminando. E ora siamo contro Kemodv. Vediamo come va la partita. Bellissimo Pokémon contro Tropius, è un volante erba, quindi per erba resistente elettro, ma soffre comunque elettro perché è di tipo volante. Dunque noi proseguiamo e dobbiamo anche noi pararci perché comunque ha rassalto, è super efficace sul nostro tipo insetto, coleottero scusatemi, quindi dobbiamo stare all'occhio. Io decido dunque di usare due scudi protettivi perché? Perché volevo lo switch advantage, tanto ho detto adesso gli tiro una caricata e anche lui sprecherà il suo scudo. E se non lo farà ovviamente entriamo in super efficace perché lui è entrato con Azumarill, ovviamente spreca lo scudo. Però noi eravamo riusciti a caricare, scarichiamo un'altra caricata super efficace su Azumarill. Adesso entriamo con Hypno che è un counter molto buono per quanto riguarda Azumarill perché non soffre molto e comunque io mi sono sentito di più di sacrificare lui che Registeel, che è veramente molesto, e invece forse ho fatto una boiata dato che adesso il nostro avversario è entrato con Vigoroth che ha solitamente una mossa veloce di tipo lotta, dunque super efficace su Registeel con la mossa veloce come vedete. Però spero riusciremo ad aggiudicarci anche questo match con un Cannon Flash. Entra combatti terra Vigoroth, quindi ci toglie veramente tanto. Io sono costretto a usare Cannon Flash perché ovviamente Vigoroth se no non andava giù. Riusciamo a caricare prima di Azumarill la mossa e lo mandiamo a casa e ci portiamo a casa un match abbastanza sudato ma che ci è andato bene. Siamo contro Relax Master qualcosa e lui entra con Mew, interessante, ha una mossa veloce di tipo spettro, dunque è abbastanza nocivo per noi e penso abbia delle caricate di tipo fuoco, quantomeno penso che la gente lo giochi così, dunque appena ho tirato la caricata mi sono parato, infatti ho utilizzato Nitro Carica. Il nostro problema permane, cioè il fuoco per noi è veramente deleterio, rimaniamo in gioco con Galvantula finché abbiamo gli scudi e speriamo di mandarlo a casa perché altrimenti potrebbe darci veramente fastidio. Qui l'ho entrato con Victreebel, perfetto per noi perché non abbiamo nessuna paura di sfidarlo con Registeel, dato che lui con qualsiasi attacco gli lanci non è molto efficace, noi invece lo possiamo mandare a casa tranquillamente dato che comunque era anche di tipo ombra. Abbiamo fatto bene a preservare Hypno perché come ricorderete lui ha un attacco veloce di tipo elettro, dunque con pugno scarica mi pare si chiami, lanceremo a casa anche questo Pelipper. Dunque volevo tenere lo switch advantage, ho tenuto dunque in campo Registeel, ora ci mangiamo a colazione Mew perché siamo super efficaci con la mossa di tipo coleottero. Adesso la partita gioca veramente a nostro favore dato che lui è svantaggiato. Noi siamo super efficaci per 4 con una mossa di tipo elettro perché lui è acqua volante, dunque lo manderemo a casa e ci porteremo a casa il match. Come vedete la squadra gira bene, per il momento non abbiamo incontrato i counter di cui vi ho parlato in precedenza, vedremo se lo troveremo in qualche match adesso a seguire, mi pare. Infatti ora iniziamo contro un Marowak di Alola, come vedete ha una mossa veloce tipo fuoco e super efficace su Galvantula. Oh. Aia! Tutti e due i counter che vi ho nominato ce li abbiamo contro. Devo capire bene come gestirla. Sapevo che qui avrebbe usato Frana e non fa molto danno su Hypno. Però Hypno in questo momento contro lo Stunfisk di Galar non ha nessuna mossa super efficace. La mia speranza era di riuscire a fargli utilizzare almeno uno scudo. Qui ho utilizzato uno scudo anch'io perché speravo che si spaventasse. Di solito quando utilizzate uno scudo l'avversario si spaventa perché sa che dovete lanciargli una caricata potente e non scuda. Normalmente Hypno però viene giocato con gelo pugno e pugno scarica e dunque lui ha fatto bene a non pararsi. Qui ho sbagliato io a utilizzare la mossa di tipo coleottero, però volevo diminuirgli l'attacco. Adesso infatti probabilmente entrerò nuovamente, ma lui ha due scudi, ha due Pokémon che mi scassano, quindi sappiamo già come andrà a finire questa situazione.
Ho provato a giocarmi Ragistil per vedere un attimo di rimanere comunque nel game, ma lui usa nuovamente palla ombra, mi toglie un bel po' di vita. Ha visto tutti i miei Pokémon ed è ovvio che ora il mio avversario userà gli scudi per proteggere il suo Marowak. Manderà a casa Ragistil, ancora un Pokémon che neanche siamo riusciti a vedere. Dunque, avete visto come questi Pokémon fossero veramente deleteri per noi. Attacchiamo ora. E vediamo il suo ultimo Pokémon, era una Azumarill. Avessimo giocato con dei cambi diversi, forse la lotta sarebbe andata in modo diverso. Siamo stati sfortunati, siamo andati in una lead veramente svantaggiosa e non siamo riusciti a tenere il vantaggio. Qui decido di cambiare perché la mossa veloce di tipo drago comunque ci dà fastidio, invece a Registeel non fa troppo danno. Siamo nell'ultima battaglia. Volevo portarmela a casa per forza, perché volevo farvi vedere che questa squadra qua, la squadra gialla, l'ho rinominata perché Pac-Man è giallo, gli altri due Pokémon sono gialli. Qui siamo contro un'Altaria veramente insistente, non voleva lasciare la posizione, voleva vincere a tutti i costi. E io ho deciso qui di farlo praticamente passare perché volevo farmare l'energia. Sono entrato appunto con il Garvaltola che era super efficace. Ho farmato energia e ero pronto a mangiarmi i Pokémon successivi. Non mi aspettavo mi tirasse Venusaur contro. Appena l'ho visto, ho detto: perfetto, questo match probabilmente ce lo prendiamo. Qui ci ha tirato giù, ovviamente, perché ha poca vita, ma Psico è super efficace su veleno. Ce lo siamo mangiati a colazione perché era di tipo ombra, quindi resisteva poco. E ragazzi, abbiamo una mossa elettro contro un Pokémon di tipo acqua, sapete già come andrà a finire, io avevo pure uno scudo, quindi questo match ce lo porteremo a casa. Spero che Tuono Pugno, finalmente ho capito come si chiamava in un pugno scarica, però sapete io mi invento un po' di nomi. Ci portiamo a casa anche questo match, la squadra ha viaggiato bene, ci sono state delle volte in cui non ha viaggiato per nulla bene, che mi ha fatto perdere. Anche vinto solo una vittoria su 5, qui è andata bene. Come vi ho detto all'inizio del video, ho fatto molte lotte con questa squadra e molte sono andate bene. Ci prendiamo questo Farfetch'd di Galar, veramente stiloso, spero di usarlo a breve. Ovviamente quando dovete catturare questi tipi di Pokémon, usate sempre la Baccananas perché di base li dovete prendere, cioè ve li daranno, non possono scappare. Quindi se sono utili, voi utilizzate sempre la Baccananas per prendere più bacche di questi, perché per esempio Farfetch'd di Galar l'avete mai trovato in natura? Se non quando l'avevano lanciato non si trovava. Bene, detto questo l'abbiamo preso, non sto giocando troppo perché sto facendo molte cose, come vedete mi sto spostando dalla mia vecchia abitazione, mi pare di essere ancora in Lega 7 qui, infatti stiamo proseguendo piano piano verso la Lega 8, vedete che con le vittorie si arriva, spero il video vi sia piaciuto, ciao a tutti ragazzi, bella lì!